diamo immediatamente un po' amaro, può comprare, quello sì. Perché siamo la frutta, le peggiori. Siamo la frutta e questo qui ci fa un pochettino pesare, speriamo che non sia vero, speriamo che non perché sia perché vero. Perché no, le pensioni non si aumentano. Vai immediatamente con ma non San solamente Paolo, le pensioni, Samaro erano simpatici, ecco, hanno presentato vai. Questo carro, cosa bolle in pentola, dicevano che c'era un pollo della libertà, pensa tu. Sì. Il carro rappresenta il cuoco cattivo, Lucifero, che sta cucinando le malefatte di tutto il mondo, pensa tu mescolando con forza un grande pentolone avvolto nelle fiamme. Intorno al carro sfilano cuochi e bambini investiti di frutta e verdura, perché le verdure ci vogliono in cucina. Esatto. E per combattere la crisi che è configurata nel cuoco sul carro, i cuochi sfilano intorno, guarda lì che bello. Salutava la mamma. Ah, anche noi la salutiamo la mamma perché la figlia è bella. E questi preparano con la loro allegria e simpatia le varie ricette, guarda lì c'era molto bello. Poi, e guarda che questo carro qua era trainato a mano, Sì. Quindi ecologicamente guarda proprio anche poi un gruppo, il gruppo di San Mauro, un gruppo magnifico. Salutiamo San Mauro, la vicina comunità qui a noi. Ok, adesso andremo subito col secondo carro, andiamo a vedere chi è. Grado. Questo dovrebbe essere il gruppo di Grado, Natura in Festa, dovrebbe essere questo, no? Sì, sì, Grado, vai. Natura in Festa, un gruppo di Isola della Schiusa, la scuola dell'infanzia, Massimo Faini. Benissimo. Guarda, la natura è in festa, le creature che popolano il bosco, il prato, il giardino hanno organizzato un mega party per festeggiare il ritorno della primavera. Guarda che bellissimo. Roba. Bello. Statale dell'infanzia, Monsignor Fain, Istituto Comprensivo Marco Polo di Grado. Guarda. Salutiamo gli amici di Gradao. Un gruppo di vivaci gnomi si trasformeranno poi. Oh, guarda, ma mi viene. Sono veramente emozionato. Bello. Questi portano la musica allegra e vivace, guarda che belli. Brilluccicosi dicono bruchi fanno dell'animatore. Guarda che andiamo nomi, con Santa Croce, andiamo col tonno, e adesso tonno. Andiamo subito da un'altra parte, guarda. Vai col tonno. E qua andiamo col tonno. Il carro ripropone una delle più vecchie attività di Santa Croce. Qui viene raffigurata proprio la pesca del tonno, molto molto bella, dopo l'ultima vera pescata del 57. E dopo si sa che dopo quel periodo lì il tonno praticamente se n'è andato. La rigodicità è rappresentata da due pescatori con l'intento di pescare l'ultimo tonno rimasto nel golfo. Peccato, no? Della disperazione della mancata pesca, uno dei pescatori resta seduto in una delle scatolette di tonno naturalmente vuota. Guarda che bello, anche qui raccontano una vicenda storica così anche piuttosto triste che riguarda il nostro mare, una delle tradizioni proprio della pesca, c'era la vecchia tonnara, no? Allora diciamo Santa Croce, sì. Questo è proprio di Santa Croce benissimo. Trieste, sul Carso, ha presentato questo alla ricerca del tonno, chissà che non torni magari questo tonno, magari tornasse. Guarda che tifo che avevamo, guarda che tifo, sì. Franco, guarda che roba. Vedo direttore, no? Abbiamo abbiamo un tifo tremendo, guarda che ci guardano veramente dappertutto, una cosa impressionante. Impressionante. Salutiamo sempre l'Italia, saluto anche Ancona, posso salutare Ancona? Ma certo che puoi salutare. Ancona, Ferrara, eccoli, guarda che roba. Vedete la gente, devo fare conto. Allora diciamo che era oltre 10.000 persone, una cosa mega galattica. Sì. Eccoli qua, adesso andiamo a filmare questo gioiello. Fammi andare da vicino che la voglio vedere bene. Eccola lì, andiamo a vedere, salutiamo sempre questi amici. Eccoli qua, perché sai che questo è il nostro pane, no Franco? Samurai. Questo è Samurai, guarda tu. Samurai è un gruppo di Mofalcone. Ma dove si è finiti i cari e i vecchi valori di una volta? Di sicuro si è stati smariti, dicono loro. Sì. Ma per chi si è convinto che le robe non cambieranno mai, noi che risponderemo con i Samurai. Guarda, benissimo, bravo. E qua siamo passati già a un altro caro. Questo è il tuo caro. Dell'influenza, che purtroppo io non sono stato rimasto assente. Guarda qua, influenze. Non farsi influenzare da nessuno, sai, sono state le varie influenze, no? Sì, salutiamo quella Mazzoni, sì. Per Bacco, quella degli uccelli, c'è stata la suina, e loro hanno inventato la pecorina, vedi che si cura. Eccolo poi lì. con una suppostina. Eccolo là. Chi è questo? Questo grande Gastone, guarda. Gastone, già dal nome potente. Il Mauro era relegato sopra la testa. Lui era con le francesi, sì. Guarda che francesi. Sì, questi sono i francesi. Guarda che un gruppo ospite, e questo era un gruppo ospite. Sì. Vedi, cominciano già a fare gag in giro, guarda che roba. Bolos è una città di 200.000 abitanti, pensa, a 100 chilometri a sud di Strasburgo, al confine con la Germania, Friburgo, la Svizzera e Basilea. Ed è una città di tradizione carnevalesca, festeggia quest'anno il suo 58esimo compleanno, 58esimo carnevale, pensa qui siamo a 127. Sì. Le prime testimonianze poi parlano di un carnevale che risale addirittura a 1630, perciò è un gruppo che porta la tradizione del carnevale francese, guarda lì. Benissimo, allora dobbiamo sono dire... Sono bellissime maschere, guarda, tutte queste maschere rappresentano l'Alsazia, sono le vere tradizioni colorate di carnevale delle regioni di Francia, Germania e Svizzera, perciò vedi quante cose portano in giro. Perché loro... Certo, l'abbigliamento anche
che guarda, è tipico folcloristico delle bellissimo, zone, no? Bellissimo, allora diciamo, tanti colori di vasi, cappelloni, ecco, e poi naturalmente la rappresentazione satirica della storia degli operai stranieri, no? Esatto, questo anche è importante. Sì. Fammi salutare i francesi, perché ci guarderanno nel sito, perché il sito si vede in tutto il mondo, no? Guarderanno, allora diciamo Gorizia TV se non potete vedere, e salutiamo gli amici francesi che ci guarderanno nel nostro sito. È molto difficile spiegare sito. I cari in poco tempo, sì. Vedi, così bisogna ma noi osservare. Lo facciamo in maniera sì, molto certo. Veloce, vero Franco? Bisogna. Eccolo là, guardalo lassù, guardalo lassù. Qui, guardalo lì, Capitan Ventosa, guarda lì, insieme alle autorità cittadine. Ha fatto un successo tremendo. Ma eccolo qua, guarda cosa c'è dopo. E adesso arriviamo, dovremmo essere... I marziani adesso riciclati, qua... una cosa riciclata. Marziani riciclati, magari tutti. Ce l'hai, giù, sì, ecco, perfetto, vai, vai. Guarda, ma questo qua vedi un caro che parla è un gruppo microfono, che rappresenta sì. Poi l'emergenza modizia a Napoli. Esatto. La soluzione ottimale si presenta con lo sbarco dei marziani che riciclano i rifiuti. Sì. Guarda, anche questo è un gruppo molto molto simpatico. Hai visto sul caro vengono? Sono raffigurati Napoli con la baia, sì. Con la baia e del Vesuvio, Marte con gli altri pianeti del sistema solare. Ecco che i marziani raccolgono i rifiuti e li imbarcano sul loro veicolo spaziale, rifiuti di ogni tipo, purché naturalmente riciclabili. Anche qua, vedi, guarda, ti hanno tirato fuori questo... Basovizza. Sì, vedi, arriverà questo, come dire, questo argomento anche così, così attuale. Così vengono scontante. Da Basovizza, altipiano dell'altipiano calcico triestino, l'unica soluzione, chiamare i marziani che porti via le scovasse, ma naturalmente tutti i beni... possiamo dire bene veramente che sono riciclabili, non si allora, porta via scovazze così per niente. Allora diciamo scovazze, ma diciamo immondizie per la gente. E questo ci scampa perché noi per qua... Per la gente, sì, il dialetto. Per arrivare dobbiamo fare il conga, abbiamo fatto il conga, bisogna così. Veramente portare via tutte le immondizie, ma attenzione, guarda. Portano via solamente quelle riciclabili, eh. Occhio, non portano guarda. Via tutto. Certo, ben vengano quindi i marziani che tanto prima o sì. Dopo arriveranno. Ecco, guarda i marziani, guarda che marziani. Questi sono i marziani. Guarda che freddo, Mamma mia, i marziani. Lui ha detto io ci tengo con Ruby, questi due, questi quattro non li voglio, ma Ruby sì. Quello l'ha detto Ruby, l'ha detto lui. Altro, ha detto, ecco, sì. vedi, salutiamo sì. Valentina del bar anche, eccolo. Ma guarda la gente divertita. È una cosa veramente fantastica. Sì, gente che partecipa in questo modo. Allora vogliamo ricordare. Eccolo qua, guardalo lì, guardalo. Grande Munari. Il bono, ecco qua, hai visto che visetti che hanno? Ma questi non sono costumi, certamente saranno vestiti, abiti, tradizioni.